La prima cosa che devo purtroppo dire è che non abbiamo con noi Gian Domenico Peluso perché per gravi motivi familiari non ha potuto partecipare al nostro panel in questo momento. Spero comunque che lui concluderà la sua ricerca che ha avviato appunto su questo argomento perché è molto interessante e era uno dei punti forti del nostro panel. Parto anche con dei ringraziamenti anzitutto al Comitato Scientifico della Cisco per aver scelto il nostro panel, che per noi è stato un onore di partecipare ai cantieri. E grazie in particolare alla nostra discussant Elena Dundovic che ha accettato di lavorare con noi in quest'ora e mezza. E un grazie personale molto grande a Marco Verano per tanta pazienza, per tutte le domande poco intelligenti che ho fatto e lui mi ha risposto, quindi un grazie personale. E soprattutto ai miei amici e colleghi che hanno collaborato con me con questo panel e mi hanno supportato con le mie mail e le mie preghiere, soprattutto di essere puntuale, no? E tenerci a 15 minuti. Allora, due parole sul panel, soprattutto sulla storia del panel. In realtà il progetto è nato 3 anni fa con Stefano Piso, quando abbiamo presentato il nostro panel sui rapporti culturali fra l'Unione Sovietica e l'Italia. E da lì poi il progetto è continuato, abbiamo proposto anche una serie di incontri e di seminari della Cisco, di cui abbiamo svolto due, terzo per causa Covid, non siamo riusciti a organizzare a Cagliari. E poco fa è uscito il numero monografico del mondo contemporaneo che contiene le nostre relazioni, contributi e abbiamo allargato le tematiche e abbiamo trattato lì non solo i rapporti culturali fra l'URSS e l'Italia, ma fra due mondi, no? Est e West durante la guerra fredda. Dopodiché mi sono spostata verso le scienze, verso la storia delle scienze durante la guerra fredda e allora mi è venuta l'idea perché non allargare ancora di più e non guardare le diplomazie alternative come ponti, no? Come ponti, diversi ponti che collegavano l'Occidente e l'Oriente, dico così, ma intendendo ovviamente il blocco socialista durante la guerra fredda. E quindi ho proposto ai miei amici di partecipare a questo panel analizzando insieme quali erano questi ponti, come funzionavano, quali erano le modalità, quali erano le caratteristiche di questo funzionamento. Era una competizione, era collaborazione, erano complementari questi rapporti. Insomma, in ogni settore, noi adesso vedremo lo sport che è competitivo per excellence, vedremo quindi con Andrea Franco lo sport, le Olimpiadi di Cortina del 56, quando l'Unione Sovietica supera, diciamo, questa reticenza nei confronti dei giochi olimpici e partecipa finalmente. Con Agnesa Cattole vedremo invece i rapporti culturali, no? Nel 1960 viene firmato questo accordo sui rapporti culturali fra l'Unione Sovietica e l'Italia e vediamo come è stato attivato e le realizzazioni concrete di questo accordo formale. Con me dopo vedremo se ci spostiamo verso il campo scientifico, puramente scientifico, e cercheremo di capire quali erano i collegamenti, i contatti tra gli scienziati dell'Unione Sovietica e gli scienziati occidentali. E infine andremo a indagare sulla collaborazione tecnoscientifica a livello internazionale con un progetto eccezionale degli anni Ottanta che è stato realizzato grazie anche alla perestroica, con Davide Burigani, soprattutto con lo sguardo puntato sulla partecipazione italiana in questo progetto, quindi che andava a studiare la cometa Halley, in cui ha partecipato anche l'Unione Sovietica. Quindi non vi faccio perdere altro tempo, passiamo ad Andrea Franco. Che ci parlerà dello sforzo sovietico in cammino verso le Olimpiadi di Cortina 1956, Università di Macerata. Prego. Va bene, rivolgo a tutti il mio saluto e un ringraziamento in particolare alla Cisco e agli organizzatori. Provo a condividere il video, vediamo se ora riesce
l'operazione più facilmente rispetto a prima, mi pare di sì. Solo un'ultima cosa, vorrei provare a estendere a piena pagina il video, un attimo solo, devo fare un altro passaggio. Allora, il PowerPoint reca l'indicazione di Cagliari perché, come ha spiegato la collega Dubrovina, in origine questo panel era stato pensato per l'Università di Cagliari, non tenetene da conto. Allora, faccio partire il cronometro, cercherò di essere attento e rispettoso dei tempi. Semplicemente dico in questa fase introduttiva che il mio intervento verte sulla storia dello sport, ed in particolar modo il focus si incentra sulle Olimpiadi di Cortina del 56 che, così come proverò a argomentare, furono particolarmente significative per molti aspetti. Giova partire facendo un piccolo excursus all'indietro per spiegare le peculiarità dello sport russo, altrimenti non risulta non comprensibile l'importanza dei giochi di Cortina, in generale dello sport agli esordi della Guerra Fredda. Allora, in generale potremmo dire, semplificando un po' il discorso, ma non per questo errando, che lo sport moderno trae la propria origine, la propria linfa, il proprio humus nella cultura vittoriana, la cultura del club, del gentleman. In qualche modo si tratta dell'onda lunga della rivoluzione industriale che ha permesso ai ceti produttivi, alla borghesia, di risparmiare maggiori quantità di tempo, e il tempo libero, il nuovo tempo liberato, ha iniziato ad essere impiegato sulla base dei nuovi valori culturali del tempo. L'atletismo, la calocagazia ad esempio, e progressivamente anche è stato declinato questo atletismo in chiave patriottica. Rispetto a questo movimento, lo sport russo parte con un discreto ritardo, qualitativamente e quantitativamente. Come mai? Semplificando anche in questo caso la risposta, potremmo attribuire questo ritardo alla esilità del ceto borghese presente nell'impero zarista, con buona pace del fatto che la Belle Époque nell'impero zarista sia considerata in sostanza l'epoca d'oro del capitalismo e della borghesia. Esito indiretto di queste considerazioni, ma comunque significativo, è questo. I rappresentanti delle squadre zariste conquistarono una sola medaglia d'oro in occasione delle Olimpiadi cui parteciparono. Questa medaglia d'oro fu vinta dal pattinatore su ghiaccio di figura Panin Kalamienkin, sul quale poi sarebbe sceso l'oblio. La rivoluzione d'ottobre provocò una cesura molto profonda in termini politici, come è noto, ma anche culturali, e ciò si riverberò anche in ambito sportivo. In concreto si intende che i valori del campionismo, dello sport d'élite, furono completamente, recisamente negati. Tutto il portato dell'opera di de Coubertin venne bollata di un peccato molto grave, cioè di essere caratterizzata da una matrice borghese. Per effetto di ciò, l'Unione Sovietica non entra nel Comitato Olimpico Internazionale e non partecipa sino al secondo dopoguerra all'agone sportivo internazionale. Lo sport è tenuto molto da conto, ma è uno sport per le masse, non uno sport di elite. È uno sport che deve corroborare la solidarietà fra i lavoratori e la salute, mentre al contrario lo sport d'élite è considerato borghese ed un prodotto della cultura capitalistica che produce invece una tendenza all'individualismo. Effetto di tutto ciò, la nascita della Internazionale Sportiva Rossa, con sede a Mosca, il cui esito più eclatante fu l'organizzazione di una sorta di contro-olimpiadi, la più importante delle quali si svolse nel 28 a Mosca. Si tratta della prima delle Spartachiadi, che qui viene rappresentata in un collage di Clutzis. Passiamo agli anni successivi al 45. Come è noto, sono anni piuttosto fluidi da un punto di vista diplomatico, dei rapporti politici. In una prima fase si registra un avvicinamento, in una primissima fase, fra le istituzioni sovietiche e quelle dei paesi che avevano composto l'alleanza antifascista, in virtù anche del prestigio che l'Unione Sovietica ha conquistato durante la guerra, in quanto dato il suo contributo fondamentale ai fini della vittoria contro il nazifascismo. Successivamente intervennero
note e profonde crisi diplomatiche, fra cui il ponte aereo di Berlino, la guerra di Corea, eccetera, eccetera. Tutto ciò ebbe delle ripercussioni anche nello sport. Questo avvicinamento alle istituzioni sportive internazionali stenta a decollare. Alcune federazioni sportive sovietiche debuttano nell'agone, ma ancora non nasce la sede sovietica del Comitato Olimpico. Guardando la questione in un'ottica più ampia, si può dire che la Guerra Fredda viene percepita già in questa fase come una fase in cui lo sport permette il confronto, grazie a Dio incruento, fra il sistema capitalistico borghese e quello socialista. Lo sport è preteso come luogo di fraternizzazione fra gli atleti, ma molto spesso, lo vedremo, diventa anche bersaglio delle tensioni diplomatiche. I successi sportivi sono in progresso tenuti molto da conto come una forma di miakkaya sila, quindi di potere debole, soft power, insomma. E quindi c'è l'ambizione a dimostrare attraverso lo sport la superiorità del proprio sistema, oltre che in ambito sovietico, quello attraverso lo sport di rafforzare il ruolo dell'Unione Sovietica, il ruolo di faro del movimento socialista mondiale. Vediamo la questione un po' più nel dettaglio. Negli anni che vanno dal 46 al 52 si svolge la partita. Questo signore si chiama Johannes Siegfried Hedström, fu il presidente del CIO e fu colui il quale traghettò sostanzialmente, dopo una lunga fase di trattative, l'Unione Sovietica all'interno del Comitato Olimpico Internazionale. Da parte sovietica ci fu il placet di Stalin, ovviamente senza del quale non se ne sarebbe fatto nulla. Una frase attribuita a Stalin recita più o meno così: così come abbiamo vinto la guerra, così anche vinceremmo nello sport. Quindi l'ambizione comincia a farsi forte e si comincia a collegare come dire, a delle pretese di carattere di supremazia diplomatica in qualche modo. La volontà, ripeto, è quella di dimostrare la superiorità del sistema socialista. Esito di tutto ciò, di questa fase di trattative, è che in occasione delle prime Olimpiadi, chiamiamole estive, del dopoguerra, disputatesi a Londra nel 1948, la delegazione sovietica, che ancora non fa parte del CIO, segue i giochi di Londra e ne ricava una impressione di superiorità della qualità dello sport sovietico rispetto a quello borghese. Dei paesi capitalisti. Nel 51 queste trattative volgono sostanzialmente al termine, con soddisfazione delle parti, l'Unione Sovietica entra a far parte del CIO. Stalin chiede, anche in virtù di quanto è stato detto dalla delegazione che aveva seguito i giochi di Londra, chiede garanzie di vittoria ai propri atleti e ai preparatori. Quando avviene l'esordio dell'Unione Sovietica alle Olimpiadi, occorre attendere il primo anno olimpico successivo al 51 e quindi il 52. L'esordio non si ha a Oslo 52, perché queste garanzie non vengono date a proposito degli sport invernali, nonostante la notevole tradizione, chiamiamola russa in senso lato, negli sport invernali, e quindi si attendono i giochi estivi che si disputano ad Helsinki, al nuovo confine della Guerra Fredda. L'esito, i risultati delle gare di Helsinki sono buoni, ma non eclatanti, non si raggiungono i risultati sperati. Nel medagliere per paesi partecipanti, l'Unione Sovietica si classifica al secondo posto, delude soprattutto l'atletica maschile e la selezione di calcio che viene sconfitta dalla Jugoslavia di Vuja Dimbovskov in anni in cui la tensione con Tito è piuttosto forte. Gli atleti sovietici vivono isolati, lontani dal villaggio olimpico. È ancora vivo in qualche modo il ricordo della guerra d'inverno e anche una certa méfiance, diciamo, diffidenza nei confronti degli atleti provenienti dai paesi capitalistici. Il primo oro lo vince una donna, il calendario rende possibile ciò. Cronologicamente, il primo oro viene vinto da Nina Ramashkova Panamariova, una discobola. Saltiamo, passiamo avanti, passiamo al 1956, il successivo anno olimpico. In questa cartolina augurale, questo bambino augura a
al mondo, pace e felicità. Sono anni che sono segnati da un certo quel clima di disgelo, reso possibile in qualche modo dalla nuova dirigenza sovietica rispetto alla quale Khrushchev è il primus inter pares in questa fase. Contestualmente, a poche settimane dal 20° congresso, si disputano a Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, le prime Olimpiadi che ebbero luogo in Italia. In occasione dei giochi, Nikita Sergeevich si slancia in alcuni pronostici che vengono in qualche modo, che hanno l'avallo del Comitato di Cultura Fisica, Physische Kultur e Sport, di Cultura Fisica e Sport. Khrushchev ritiene che gli atleti sovietici avranno buone possibilità di conquistare le medaglie più prestigiose nelle gare di sci, si intende di fondo, di pattinaggio di velocità e di hockey su ghiaccio, e così sarà in effetti. Ed eccoci qui sulla Concampezzana, nel giorno della inaugurazione, il 26 di gennaio del 56. Questo è lo Stadio della Neve, che fu costruito in occasione dei giochi e poi eliminato al termine degli stessi. L'inaugurazione si ebbe alla presenza del Presidente della Repubblica Gronchi, del Presidente del Senato Leone. E i giochi di Cortina vantano una serie di primati abbastanza significativi, direi. Intanto si tratta dei primi giochi che si disputarono in Italia, come detto. Fu annoverata il debutto di varie selezioni di nuovi paesi, la più significativa delle quali. Il più significativo dei quali fu l'Unione Sovietica. Fu la prima edizione dei giochi seguita dalla televisione, che ebbe una copertura televisiva. Fu la prima edizione dei giochi in cui il giuramento degli atleti fu pronunziato da una donna, la sciatrice alpina italiana Giuliana Minuzzo Chenal, già medaglia di bronzo ai giochi di Oslo nello slalom. Siamo in un mondo di vigilia, che sta per slanciarsi verso cambiamenti di tutto nuovo, di tipo del tutto nuovo in ambito economico. Siamo alla vigilia del boom in molti paesi dell'Europa occidentale, Italia compresa. Nel 57 avrà inizio Carosello, che è una trasmissione che accompagnerà le serate degli italiani per 20 anni. Siamo alla vigilia di un cambiamento del gusto culturale in ambito musicale e cinematografico, di cui eventualmente potrò rendere conto in sede di dibattito. Siamo soprattutto alla immediata vigilia del 20° congresso e del discorso fatto a porte chiuse, pronunciato a porte chiuse da Nikita Sergeevich Khrushchev, alla vigilia anche della costituzione della Comunità Europea. Traccia di questi aspetti politici non è presente, per quanto ho visto sino ad ora, nelle cronache dei giornalisti sportivi sovietici, che sono deliziati da tutt'altri aspetti e che snobbano gli aspetti legati alla politica. Frolov, per Sovietski Sport, sottolinea il clima di amicizia e di collaborazione fra gli atleti, la benevolenza dei turisti e la piacevolezza della vita mondana di Cortina, che ebbe come madrina Sofia Loren, molto famosa già allora in Unione Sovietica. Non tutto è rose e fiori, i Andrea, corsi risultano. scusami, dovresti arrivare alle conclusioni. Sì, Anna. arriviamo certamente. Non tutto è rose e fiori, ad esempio i costi sono molto alti, la delegazione sovietica chiede un aumento delle spese per far fronte ai costi del cibo, che sono molto alti a Cortina. C'è un sospetto non provato di Kumbin nel torneo di hockey, che i sovietici vinceranno, eccetera, eccetera. E pare che i cecoslovacchi avessero favorito gli americani, cosa che è in qualche modo sintomatica di un certo clima all'interno dei paesi del sistema di Varsavia. Gli atleti sovietici sono perfettamente a proprio agio in questo contesto, come dimostra il cinegiornale Luce, che pure tende per sua natura a mostrare un po' le vie en rose, diciamo, ma questo effettivamente è provato anche dalle testimonianze degli atleti. Tuttavia, costoro sono comunque tenuti e vincolati a rigide norme comportamentali. Uno degli atleti più vittoriosi e gli atleti più famosi fra quelli che vinsero delle medaglie furono la sciatrice di fondo Lyubov Kozyreva Baranova, vincitrice di un oro e di un argento, e Vsevolod Bobrov, che vinse l'oro nell'hockey su ghiaccio. Ecco la prima pagina di Sovietski Sport dedicata al primo oro sovietico vinto anche in questo caso da una donna alle Olimpiadi di Cortina.
Mi avvio alle conclusioni. La delegazione sovietica, la squadra sovietica, vinse il medagliere così come desiderato, e questa fu la prima di una lunga serie di vittorie, non ininterrotta, ma comunque diciamo che questo fu il risultato più frequente, la vittoria dell'Unione Sovietica nei medaglieri olimpici. L'olimpismo appare come completamente recepito, i valori del movimento decubertiniano sono recepiti e tradotti in russo, citius, altius e fortius diventa bustrie, vuisce e silnieia. E concludo con l'ultima questione, in pochissimi secondi. Il clima di disgelo di cui godettero le Olimpiadi di Cortina non fu presente nei giochi di Melbourne, che si svolsero fra novembre e dicembre, e in quell'epoca quel periodo fu segnato da gravi crisi internazionali, la principale delle quali fu quella della rivolta di Ungheria. In occasione della partita del torneo di pallanuoto, in semifinale si scontrarono anche fisicamente gli atleti sovietici con quelli ungheresi. Gli atleti sovietici rischiarono il linciaggio da parte del pubblico. Questa partita passò alla storia con il nome di partita di sangue. Mi fermo qui e resto a disposizione nel caso in cui dovessero esserci delle ulteriori domande per me. Grazie. Grazie Andrea, ecco perché ci sono dei tanti nostalgici, no, dell'Unione Sovietica. Quest'anno noi siamo arrivati al quinto posto, se non mi sbaglio, alle Olimpiadi. Esatto. Niente, non perdiamo tempo, passiamo a Agnese Accato, Università Roma 3, e l'argomento quasi amici. Le iniziative dell'accordo culturale italo-sovietico 60-68. Prego, Agnese. Buongiorno, ora mi sentite? Dunque, io naturalmente vorrei condividere lo schermo, ma in questo momento, mentre prima durante la prova ci riuscivo, non mi si apre la finestra giusta, quindi non so come posso fare. Eccolo qua. Lo vedete? Sì, sì, sì. Dunque, quindi riproduco in un formato forse per voi più comodo. Dunque, io ringrazio tutti, in particolare Olga per avermi invitato a partecipare a questo bel, interessante panel sulle diplomazie alternative, cosiddette. Io contribuirò con un intervento in cui racconto una ricerca che è ancora in corso e anzi in una fase ancora abbastanza iniziale di analisi del materiale e che riguarda le relazioni culturali. Le relazioni culturali italo-sovietiche, in particolare nel decennio degli anni 60. Quindi il tema della ricerca è in particolare un accordo culturale firmato, concluso proprio nel 1960 tra il governo italiano e quello sovietico. La firma dell'accordo avviene in occasione di un viaggio del Presidente della Repubblica Gronchi in URSS. Questo accordo è abbastanza, un caso abbastanza unico, diciamo, nella storia del Novecento. È il primo accordo intergovernativo su tematiche, su le relazioni culturali tra la Russia o Unione Sovietica e l'Italia. E è stato anche oggetto di alcuni studi, però, che ne hanno evidenziato principalmente il significato, la natura politica, l'importanza politica nel contesto delle relazioni internazionali, in particolare del bipolarismo, mentre a me come diciamo studiosa delle relazioni italo-sovietiche culturali mi interessava capire che cosa effettivamente questo accordo ha realizzato, che volume di scambi si sono potuti attivare, quale tipo di relazioni sono state effettivamente, le iniziative sono state realizzate. Quindi il materiale che ho individuato, ancora non studiato per questo tema, è quello conservato, la cospicua documentazione sull'accordo culturale conservato presso l'archivio storico diplomatico del Ministero degli Affari Esteri italiano, e nei fondi, in particolare nei fondi dell'ambasciata a Mosca e degli affari politici, soprattutto ambasciata a Mosca, perché la gran parte delle iniziative dell'accordo culturale passava proprio per l'ambasciata e era sostanzialmente l'ambasciatore con il suo personale a occuparsi della gestione della maggior parte
delle iniziative. Perché? Perché si trattava principalmente di iniziative di scambio, quindi di viaggi di persone o di cose tra l'Unione Sovietica e l'Italia, che naturalmente dovevano passare attraverso l'ambasciata. Ufficialmente gli obiettivi dell'accordo sono una incoraggiare la conoscenza reciproca tra i due popoli, italiano e sovietico, e contribuire così anche alla causa della pace, che è un po' una parola chiave per questo decennio. I criteri di questo accordo sono la non ingerenza negli affari interni, quindi un principio di rispetto degli affari esterni dell'altra parte, e la reciprocità, che è un criterio seguito abbastanza con un certo rigore fino a un certo periodo degli anni 60. Va detto che in realtà l'accordo va oltre gli anni 60, è a tempo indefinito, però io mi sono concentrata su questo decennio perché è quello più in cui i rapporti sono più intensi, in cui si parte con maggiore entusiasmo e comunque si gettano le basi per tutta una serie di relazioni che poi nei decenni successivi saranno portate avanti con diversi ritmi, naturalmente sempre anche molto in relazione a quelle che erano le questioni di politica estera. E il funzionamento dell'accordo si basa sulla la formazione di una commissione mista italo-sovietica che si incontra una volta l'anno, una volta a Mosca, una volta a Roma, e che insieme programma le iniziative per l'anno o per il biennio successivo. Un elemento importante è il fatto che vengono ammesse anche iniziative fuori accordo, cioè al di là di questa programmazione ufficiale, si riesce da parte sovietica a inserire l'articolo 13 nel trattato, che prevede l'ammissione di iniziative culturali organizzate da organizzazioni non governative, e quindi sostanzialmente si va a vanificare uno degli obiettivi principali del governo italiano, che era quello di controllare o di togliere in qualche modo, di sottrarre il monopolio delle relazioni culturali all'associazione Italia URSS. Di fatto si riesce a essere competitivi in qualche modo con la mole di iniziative organizzate dall'associazione Italia URSS e quindi dal Partito Comunista, che fino al 60, quindi per tutto il periodo dal dopoguerra al 1960, aveva avuto, era stato l'unico canale di gestione delle relazioni culturali con l'Unione Sovietica. Quindi gli obiettivi italiani dell'accordo, che invece si possono desumere dai documenti riservati, dai documenti della diplomazia, della politica italiana, da queste carte che io ho visionato e che ho visionato in modo, diciamo, ancora parziale, perché l'archivio del Ministero degli Esteri è uno di quelli che ha avuto grandissime, gravissime limitazioni in questo periodo, quindi l'accesso è stato estremamente difficile, il materiale visto è stato, diciamo, difficile da reperire in un periodo di tempo relativamente limitato. E quindi tra i vari documenti risulta chiaro che l'obiettivo principale dell'accordo per l'Italia è quello di tutelarsi contro il monopolio dello sfruttamento propagandistico del PC rispetto alle relazioni culturali con l'URSS, e poi anche di far precedere l'accordo con l'URSS ad accordi con altri paesi dell'orbita sovietica. In positivo, gli obiettivi dell'accordo sono invece affermare che l'Occidente e l'Italia in particolare non temono il confronto con l'URSS, diffondere la conoscenza dei valori culturali italiani a tutti i livelli, soprattutto tecnico-scientifici, incoraggiare utili contatti invece con la cultura e la scienza sovietica, soprattutto per quei settori che l'Italia ritiene più interessanti. I paragrafi dell'accordo, cioè i vari ambiti che l'accordo coinvolge, che sono chiamati nei documenti paragrafi, sono veramente ampi, sono tanti, e vanno dagli scambi scientifici, quindi sono i classici scambi tra studiosi, sostanzialmente che riguardano tutti gli ambiti accademici possibili, immaginabili, a scambi in settori che tradizionalmente non erano considerati culturali, dentro all'idea, al concetto di relazioni culturali, come scambi nei settori tecnici, industriali, dei trasporti, dell'edilizia, cioè tutta una serie di ambiti
della vita produttiva ed economica dei paesi, Italia e Unione Sovietica, che si vuole da entrambe le parti inserire in questo progetto, in questi programmi di scambio culturale. Poi ci sono temi come l'agricoltura, l'istruzione, la salute pubblica, in cui vengono organizzati scambi, anche in tutti questi settori, scambi di persone, organizzazione di eventi, congressi, soprattutto vengono inviate delegazioni in Unione Sovietica e in Italia per studiare l'organizzazione proprio di questi settori. E quindi molti tecnici, molti funzionari ministeriali che girano per l'Italia, quelli sovietici e quelli italiani che viaggiano in Unione Sovietica per conoscere l'organizzazione di questi settori, infrastrutture, industria e quant'altro. Quindi quelli che sono tradizionalmente, che erano considerati scambi culturali, per esempio nei decenni precedenti, durante il fascismo, come gli scambi artistici, letterari, eccetera, sono solo uno dei punti di questo grande accordo. Poi naturalmente c'è anche lo sport e il turismo. Lo sport è una voce importantissima qui, che muove decine e decine, centinaia di persone l'anno dall'Italia all'Unione Sovietica e viceversa. Il turismo invece è uno di quei temi abbastanza critici, che certamente muove anche altre persone, ma che produce dei conflitti anche tra le due parti, delle tensioni, diciamo così, tra le due parti in questo periodo. Per quanto riguarda il problema della propaganda, che esiste chiaramente sempre quando si parla di relazioni culturali, abbiamo detto che l'Associazione Italia URSS può continuare a svolgere il suo massiccio programma di iniziative culturali al di fuori dell'accordo, ma deve, cioè questa clausola è prevista nel trattato, deve sottoporre i suoi programmi, i suoi progetti al Ministero degli Esteri in tempo utile. In questo modo, diciamo, si salva quantomeno ufficialmente l'idea che il Ministero degli Esteri, e quindi il governo italiano, riesca in qualche modo a controllare o avere una visione, avere la contezza di tutte quelle iniziative culturali che si realizzano. Ci sono, naturalmente poi questa cosa non funziona, cioè l'Associazione Italia URSS implementa tutta una serie di scambi molto imponente, che va al di là di quello che è l'accordo culturale, e questo lo scoprono, lo capiscono, insomma, i funzionari, i diplomatici che si trovano a Mosca, però c'è formalmente questa idea di avere sotto controllo la situazione. C'è anche un problema naturalmente di propaganda capitalista implicita in alcune delle manifestazioni culturali realizzate, in particolare quelle che riguardano le mostre tecniche, cioè tutte quelle attività espositive di alcuni settori produttivi della vita economica italiana, come la moda, l'artigianato, l'arredamento, che creavano molta interesse nel pubblico sovietico e che avevano in sé insita non solo l'obiettivo di cercare un nuovo pubblico, nuovi mercati, ma anche quello di esportare il modello di vita capitalistico in Italia, rappresentando queste immagini molto positive di un'Italia in pieno boom economico. Queste altre questioni le salto perché temo di non riuscire a dire tutto. C'è il tema anche dell'energia nucleare. Tra gli scambi scientifici che abbiamo detto riguardano tutti gli ambiti, uno è quello dell'energia nucleare. Gli studiosi fin dall'inizio dell'accordo chiedono di poter studiare, di poter visitare i centri, gli istituti di ricerca in cui si studia l'energia atomica. Questo non può succedere fino a che nell'ottobre del 1965 non viene concluso un accordo tra il CNEM, che è l'organismo dedicato in Italia all'utilizzazione dell'energia atomica, e il corrispondente comitato sovietico, e per lo sfruttamento questo accordo è dell'energia nucleare a scopi pacifici, ed è interessante vedere quale volume di scambi poi di persone e di progetti e di sperimentazioni viene avviato a seguito di questo accordo in un settore che sembrerebbe, diciamo, almeno ai miei occhi, così delicato, così
strategico e riservato da un certo punto di vista. Alcuni grandi eventi che vengono realizzati nell'ambito dell'accordo sono, alcuni non si riesce a realizzarli, quelli che hanno magari un potenziale propagandistico particolarmente accentuato, come per esempio la presenza di Yuri Gagarin dopo aver effettuato il suo volo nello spazio alle celebrazioni colombiane di Genova. Ecco, questo c'era stato un invito nel 61 da parte del sindaco di Genova verso il maggiore Gagarin, che però non viene lasciato entrare da parte italiana, perché evidentemente si considerava questa iniziativa un po' troppo sintomatica di quella che era la propaganda sovietica rispetto ai risultati della sua potenza scientifica. Del resto Gagarin è stato spesso definito il nuovo Cristoforo Colombo, lo scopritore di nuovi mondi, e quindi aveva un significato simbolico evidentemente troppo forte, positivo dal punto di vista sovietico. Vengono realizzati 2 minuti. Sì, tra le iniziative ve le vado a illustrare direttamente con alcune immagini che ho trovato. L'iniziativa sicuramente più prestigiosa e più voluta dai sovietici, più cercata per anni dai sovietici, è lo scambio tra la Scala e il Bolshoi Teatro, che avviene finalmente nel settembre del 64, ha un grandissimo successo e crea un grande richiamo di pubblico e prestigio per l'arte teatrale sovietica. La Scala mette in scena 5 spettacoli compositori italiani e viceversa poi il Bolshoi entra in scena a Milano 5 opere russe, e naturalmente si esibiscono anche i solisti e gli artisti italiani girano per Mosca. Queste sono delle immagini delle artiste della Scala davanti al Bolshoi e sulla Piazza Rossa, e poi naturalmente queste erano occasioni anche per messe di personaggi politici. Khrushchev qui applaude la Turandot dal palco del Bolshoi, e nel pubblico c'era naturalmente anche Gagarin, che era proprio un simbolo della cultura e della scienza sovietica, che non mancava mai in queste grandi occasioni culturali. E la tournée di Domenico Modugno è una di quelle iniziative di arte, di musica leggera, che poi avranno così tanto successo negli anni successivi. Modugno era molto amato, qui abbiamo il pittore Glasunov che lo ritrae, e in un'altra immagine ritrae De Filippo, che era un altro degli artisti italiani particolarmente apprezzati. Qui abbiamo la locandina del film Tutti a casa di Comencini, che partecipa alla mostra, al Festival Cinematografico di Mosca nel 61 e vince il premio della giuria. E qui abbiamo il viaggio di Agnelli a Mosca per la mostra dell'industria italiana. Tutte queste iniziative rientrano nell'accordo culturale, quindi le mostre di macchine industriali facevano parte delle iniziative culturali, e naturalmente la presenza di personaggi come Agnelli era di forte richiamo e significato simbolico. Qui abbiamo delle immagini della partita di calcio per la qualificazione agli europei URSS Italia, quindi la prima immagine è la partita a Mosca e la seconda a Roma nello Stadio Olimpico. Sarà l'URSS a qualificarsi agli europei mentre l'Italia perderà la competizione. A Leningrado nel 63 si svolge un importante congresso di scrittori organizzato dalla COMES, la comunità degli scrittori europei. Ed è un fatto anche questo particolarmente interessante, importante, che viene organizzato da un'associazione non governativa e che però rientra tra le iniziative dell'accordo. Il coro dell'Armata Sovietica, dell'Armata Rossa, anche aveva creato delle tensioni, però poi si riesce a organizzare una tournée che ha grandissimo successo e qui è osannata dall'unità. Questi sono alcuni dei francobolli commemorativi in occasione dei centenari di alcune personalità della cultura italiana come Galileo, Michelangelo e Dante. In particolare le celebrazioni dantesche del 65 sono una manifestazione estremamente grande, che avviene in Pompa Magna con inviti di politici e esponenti della cultura italiana e sovietica. Le mie conclusioni provvisorie di questa analisi del materiale è che effettivamente l'accordo è stata una grandissima occasione di scambio, ha centrato
l'obiettivo di accrescere la conoscenza tra i due popoli. Ho parlato poco dello scambio dei borsisti, studenti, studiosi, ma effettivamente grazie a questo accordo moltissimi centinaia di studenti sono partiti per studiare non solo il russo, per studiare nelle università russe. Si è formata una generazione di slavisti e di conoscitori della storia, della cultura russa, e anche moltissimi scienziati, medici hanno avuto l'opportunità di conoscere la controparte sovietica. E dalle due parti si è cercato di estendere il più possibile, come ho detto, il concetto di relazioni culturali ad altri settori che avevano principalmente invece un interesse economico, e nonostante alcune criticità che poi nel corso del decennio variano, ma che qui non c'è tempo di illustrare, da entrambe le parti ho l'impressione che si cercasse di diminuire il più possibile il potenziale propagandistico delle iniziative per non creare attriti, per difendere questo accordo e proteggerlo, insomma, da crisi che potevano naturalmente scoppiare e dipendere anche dalla situazione di politica internazionale. Qui chiudo. Spero di essere stata nei tempi. 2-3 minuti in più, ma va bene. Scusate. Va bene. Grazie Agnese, dico solo che è mancata una cosa importante nella tua relazione. Questo è un bacio di Gina Lollobrigida a Gagarin. E l'immagine che mi ha regalato Andrea Panaccione è ancora qui, Andrea, non si vede qua bene. È uno dei miei punti forti. Grazie Olga, in realtà sono mancate tante cose, perché appunto in 18 minuti non si può dire di molto. Niente, allora senza perdere il tempo passo alla mia relazione. Condivido lo schermo, solo un attimo. Un po' lento, scusate. Ecco, scienziati nel settore aerospaziale sovietico, coesistenza complicata. In realtà io presento la mia ultima ricerca e ho appena finito di scrivere la prima bozza del mio articolo, quindi condivido con voi più che altro l'iter della mia ricerca e i primi risultati che comunque vanno ancora elaborati e migliorati soprattutto nella forma di espressione, ma intanto condivido i contenuti con voi, quindi sarò molto lieta se voi mi dopo date qualche feedback, suggerimenti e anche e soprattutto la critica. Allora, la mia ricerca si inserisce nell'ampio dibattito che recentemente si è aperto sul palcoscenico internazionale sul connubio fra il rapporto internazionale e la scienza. Questo rapporto è stato studiato, analizzato dagli esperti di diverse aree interdisciplinari. E la diplomazia scientifica attribuisce agli scienziati il ruolo di intermediari internazionali, soprattutto nel periodo così pieno di tensioni come la guerra fredda. E per eccellenza il settore che ha dimostrato sia la competizione a livello ideologico e soprattutto a livello tecnoscientifico, che doveva appunto confermare la leadership di uno o dell'altro sistema politico-economico, è stato lo spazio. Io nel mio articolo e nella mia presentazione di oggi parlerò di scienziati che sono stati coinvolti nelle ricerche, nell'esplorazione spaziale e soprattutto nei rapporti internazionali durante la guerra fredda. Quindi quegli scienziati che lavoravano nelle scienze diverse, qua si tratta di geofisica, di medicina, di biologia, che hanno contribuito allo sviluppo dell'esplorazione spaziale da parte sovietica. Dal momento in cui è stato lanciato lo Sputnik, il 4 ottobre del 1957, si sono aperte tre vie di sviluppo, praticamente dell'uso della tecnologia spaziale. La prima via è l'uso della tecnologia spaziale avanzata per interessi economico-industriali, seconda per obiettivi militari e la terza per le ricerche scientifiche sullo spazio.
Come si sa, l'Unione Sovietica piuttosto puntata sugli obiettivi militari, trascurando, a differenza degli Stati Uniti, l'uso e l'impiego delle tecnologie spaziali nel settore economico-industriale. E quello che vorrei indagare io, la scienza. Com'è stato il ruolo della scienza nell'esplorazione spaziale? Nell'ambito sia interno che esterno. Infatti, obiettivi della mia ricerca sono stati: il primo, indagare sul ruolo degli scienziati coinvolti nell'esplorazione spaziale all'interno del sistema politico in generale, sovietico ovviamente, in particolare nel quadro del settore aerospaziale sovietico durante la Guerra Fredda. E infine vorrei capire qual è stato l'impatto di scienziati nel settore spaziale sulla politica estera dell'US e viceversa. Come vorrei raggiungere i miei obiettivi? Quali punti vorrei chiarire? Anzitutto ho deciso di indagare sulla struttura organizzativa e istituzionale delle scienze spaziali. Per passare, l'ho chiamato così, il modus vivendi degli scienziati spaziali, quindi come dicevo prima, astrofisici, astronomi, geofisici, biologi e medici, quindi come si sentivano, come vivevano, come lavoravano soprattutto nell'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. Come erano le loro interazioni con altri attori del settore? Tra gli altri attori del settore, ovviamente aerospaziale, intendo autorità politiche, militari ovviamente, di diversi settori, io intendo aeronautica, le forze missilistiche, e ingegneri costruttori ovviamente io li metto da parte, non alla parte degli scienziati, ma dopo i nomi ovviamente li dirò. E infine, come erano le modalità delle loro collaborazioni internazionali? Allora, per quanto riguarda la struttura organizzativa e istituzionale, vado veloce, ho individuato tre enti fondamentali che si occupavano della scienza spaziale. Nel 1948 è stato fondato il Comitato Statale dell'URSS per la Scienza e la Tecnologia, che ovviamente aveva tante questioni da analizzare e lo spazio era uno di quelli. Nel 1959 invece si chiude il processo della formazione di questo istituto importantissimo nell'ambito spaziale, nell'ambito scientifico, che è Consiglio Scientifico e Tecnico Interdipartimentale per la Ricerca Spaziale dell'Accademia delle Scienze. L'Accademia delle Scienze vuol dire che il Consiglio faceva parte dell'Accademia delle Scienze, ma non vuol dire niente, nel senso che le decisioni prese, cosa curava? Curava ovviamente l'attività scientifica nello spazio, le scoperte, l'organizzazione delle missioni scientifiche, sia la cosmonautica automatica che quella pilotata, però tutte le decisioni prese all'interno di questo consiglio dovevano essere approvate dalla VPK, e qua non confondere con il complesso, era la commissione, Camissia, Vajna Pramushina e Camissia, la commissione militare industriale, fondato nel 1957 per risolvere le questioni appunto dell'esplorazione spaziale da tutti, no? In tutti i modi, soprattutto militari e dopo scientifici. Un'altra cosa importante è che nel consiglio di questo apparentemente pacifico, no? Prendevano parte prima tutti i costruttori, capi costruttori cosiddetti, главный конструктор di tutti i missili, razze anche militari, Королёв prima di tutto, Sergei Королёв, poi i rappresentanti dell'aeronautica sovietica, ed era spesso Kamanin, dopo ne parlerò per un secondo di Nikolai Kamanin, e i rappresentanti del quartiere generale e rappresentanti delle forze missilistiche strategiche. Un altro ente, e qua non mi soffermo molto perché è stato scritto e chi del settore insomma lo conosce perfettamente, Intercosmos, che serviva, fondato nel 66, che serviva da un anello, no, di congiunzione fra il settore assolutamente segretato spaziale sovietico e le missioni internazionali in cui l'Unione Sovietica, soprattutto dopo il 66, infatti non è un anno casuale, 66, dopo lo vedremo, è l'anno della firma dell'accordo
tra la Russia, tra l'Unione Sovietica e la Francia, di collaborazione anche nello nel settore spaziale, e quindi nel 66 nasce il Consiglio di Intercosmos, che poi dà via al programma che si chiama Intercosmos di esplorazione spaziale per obiettivi pacifici, che includeva non solo i paesi del blocco socialista, ma anche i paesi del mondo capitalista, prima di tutto la Francia, e poi entrano anche gli americani a partecipare a questo programma. Vado avanti per punti che ho sottolineato nel mio articolo che ho studiato insomma, nell'ambito di questo tema. Allora, posizione politico-sociale degli scienziati. Li chiamo scienziati spaziali, intendo quelli che lavoravano nel settore dello spazio. Allora, forte aumento dell'autorità delle accademie e delle scienze durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è un punto abbastanza banale, nel senso che gli scienziati durante la guerra sono stati coinvolti nelle ricerche, soprattutto tecnoscientifiche, per migliorare ovviamente le prestazioni militari dell'Armata Rossa. Dopo questa crescita del ruolo degli scienziati, anche quelli spaziali, perché noi parliamo già, nasce anche il settore dell'aviazione a razzo durante la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, e si formano le prime elite cosiddette tecnoscientifiche. La prima elite è stata ovviamente gli scienziati del settore nucleare. Dopo nasce anche l'elite del settore spaziale. Gli scienziati, questa cosa è fondamentale, riuscivano a utilizzare, ad impiegare la tecnica missilistica fin dall'inizio della nascita, no? dei razzi. Quindi se nel 48 abbiamo il primo razzo R1 che con successo è stato lanciato, già nel 49 abbiamo questo razzo sulla foto, che viene adottato per gli scopi scientifici, e questi missili vengono chiamati akademicheskie rakete, i missili accademici, che venivano lanciati per le ricerche della geofisica. Partono già nel 48, Kraljov ha questa idea di lanciare un uomo, un essere umano nello spazio. Nel 48 contatta Yuzdovsky, e qua lo vedremo sulla foto a destra, in centro Kraljov, padre fondatore del programma spaziale sovietica. A destra Vladimir Yuzdovsky, un altro padre fondatore, ne abbiamo almeno tre, della medicina spaziale. È lui che comincia le prime sperimentazioni sugli animali per capire come si sente ovviamente un essere vivente nello spazio. E però a sinistra guardate questo personaggio chiave della cosmonautica pilotata sovietica, Nikolai Kamanin, che era responsabile dell'addestramento delle prime, come si chiama, squadre, team dei cosmonauti, quindi di Gagarin, Leonov, Titov, eccetera. Perché Kamanin? Perché qua passiamo al discorso, diciamo, del negativo, no? Dei punti negativi che subivano gli scienziati spaziali all'interno del sistema sovietico. Kamanin, che rappresentava la cosmonautica pilotata, non era molto felice, contento del fatto che gli scienziati attiravano soprattutto gli investimenti nel loro settore, perché per Kamanin l'unico settore che portava il prestigio e che era veramente di pura propaganda sul palcoscenico internazionale era la cosmonautica pilotata. E quindi tutte queste esplorazioni dello spazio profondo, le missioni delle probes, delle sonde verso Venere e Marte, secondo lui erano molto meno utili della cosmonautica pilotata. Un altro personaggio chiave della scienza spaziale durante la Guerra Fredda è questo signore, che è Roald Sagdiev, che lui è stato direttore per diversi anni, dal 75 all'88, è stato direttore del ICHI, Istituto per le Ricerche Spaziali presso l'Accademia delle Scienze, fondata nel 64, un altro ente importantissimo per la ricerca spaziale. Quindi Roald Sagdiev, che dopo emigrato in America, sposato con la nipote di Eisenhower, Susan Eisenhower,
Nell'88 a Corriere, nell'Unione Sovietica, scrive un articolo che intitola Perestroika e Scienza, dove praticamente scopre tutti i mali della scienza sovietica, la burocratizzazione, e, adesso non sto lì a accennare a tutte le problematiche che ha menzionato Sardi. E quindi per dire che diciamo, la vita dello scienziato spaziale non era in realtà così pieno di privilegi come lo volevano descrivere ancora all'epoca i politici sovietici. Nel mio articolo do qualche esempio della partecipazione degli scienziati nelle imprese dell'esplorazione spaziale. Uno di questi è, parliamo dell'anno 57-58, 57 è il primo lancio dello Sputnik. I sovietici erano già pronti, gli scienziati erano già pronti con la loro strumentalizzazione per studiare la radiazione, perché era la domanda clou della scienza all'epoca, il livello della radiazione nello spazio. Erano pronti già in settembre 57, in ottobre lanciano il primo Sputnik, gli scienziati rimangono con la bocca aperta come tutto il mondo perché non sapevano neanche perché tenevano in segreto il lancio. Bene, Vernoff, di cui foto vediamo a sinistra, è uno scienziato geofisico che ha costruito con la sua squadra questo aggeggio, lo chiama questo apparecchio per calcolare il livello della radiazione. Convince Karaliov di metterlo sul secondo Sputnik, che vediamo qui sulla foto, R7 a sinistra, il razzo, e lo Sputnik con i cagnolini sotto. Il problema qual è? Che lo lanciano, va bene, solo che quando lo Sputnik passa sopra il territorio straniero, gli sovietici non hanno ricevitori e non hanno dato i codici per decodificare i segnali che mandava lo Sputnik, che mandava il secondo Sputnik, quindi i loro colleghi stranieri non potevano aiutare, quindi eccessiva segretezza. E alla fine e loro non scoprono, sono stati americani a scoprire le fasce di radiazione che hanno preso il nome di Van Allen. Terzo Sputnik, i sovietici mettono il registratore. Solo che qualche secondo prima del lancio si scopre che il registratore non funziona. Vernoff chiede a Karaliov: per favore, posticipiamo il lancio. Karaliov non lo fa, quindi neanche stavolta i dati registrati sulla radiazione. Qualche anno dopo si scopre che è stata la chiamata di Khrushchev direttamente a Karaliov, che ha spinto Karaliov al lancio. Perché? Perché il Partito Comunista Italiano ha chiesto a Khrushchev di non ritardare il lancio per dare effetto alle elezioni legislative che sono tenute alla fine del maggio 57. Passo alle conclusioni, ho due minuti. Allora, le conclusioni in realtà sono di lavoro, non rabosci, quindi vanno comunque riviste. La prima cosa che vorrei sottolineare è questo ruolo fondamentale degli scienziati nel settore aerospaziale. Perché? Perché in questo momento, come dire, va via, no? Diventa meno visibile la frontiera tra le scienze teoriche applicate, e quindi gli scienziati lavorano molto sulle questioni pratiche, no? Per l'esplorazione spaziale. La componente ideologica sul piano internazionale dei rapporti fra il potere e gli scienziati, scusate, ecco, bene, devo tornare indietro, e era uno strumento di interesse reciproco, quindi da una parte l'attività scientifica contribuiva al prestigio del paese, dall'altra parte la comunità scientifica poteva nutrire ulteriori aspettative nei confronti del potere per lo sviluppo della scienza pura grazie alla tecnologia spaziale. La terza mia idea è che gli scienziati spaziali, nonostante questo coinvolgimento nel settore militare, questa importanza politica che avevano le loro scoperte, hanno salvaguardato il carattere universale della scienza in generale. La vocazione diplomatica, a mio avviso, nasce dalle esigenze naturali di collaborazione, di condivisione, di complementarietà della scienza,
e lo vediamo, non ho avuto tempo, lo vediamo per, sull'esempio dell'elettronica informatica, che per tutto il periodo di guerra fredda mancava nell'Unione Sovietica, e in collaborazione con gli americani i sovietici riuscivano a colmare, facendo le ricerche congiunte, a colmare queste mancanze. Una forte spinta verso collaborazione internazionale dovuta al puro entusiasmo, e qui secondo me è una cosa che viene molto sottovalutato, la passione con cui lavoravano gli scienziati, ma non dico solo sovietici, anche americani, per cui non esistevano le frontiere politiche. I funzionari provenienti dall'ambiente scientifico come Kieldes, infatti Mstislav Kieldes, di cui non ho parlato, ma è un padre fondatore della scienza spaziale, quindi un terzo padre fondatore, la gente come lui, che era un scienziato ovviamente, anche lui un matematico, seppero sfruttare questa vocazione direi naturale. Nonostante tutto, comunque gli scienziati rimanevano in ostaggio della situazione politica internazionale, e alla fine arrivo alla conclusione che gli scienziati trovavano i modi per esistere e coesistere nel settore spaziale sovietico, muovendosi abilmente nella politica sovietica e trasformando gli svantaggi in preziose opportunità da sfruttare. E qua io chiudo, ringrazio per l'attenzione e chiudo anche la condivisione, scusate. E passo la parola a Davide Burigana e la sua relazione, che è intitolata L'Armada di Halley, gli scienziati italiani e la prima vera partecipazione sovietica ad una missione spaziale internazionale, 79-86. Prego. Grazie, se mi sentite bene, spero una connessione regga. In questo momento ringrazio l'organizzatrice per l'invito, la Discussant per la disponibilità, i colleghi di questo panel e ovviamente gli organizzatori della Cisco. L'obiettivo del mio intervento era mettere in evidenza quello che noi abbiamo studiato in questo programma europeo Inside Horizon, che poi adesso sviluppiamo in un PRIN all'Università di Padova in collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Politiche e il Centro CISAS Studi Aerospaziali dedicato a Giuseppe Colombo, nel cui comitato direttivo mi trovo. L'idea cioè della diplomazia scientifica, ma in particolare dello scienziato come diplomatico. Ovviamente abbiamo affrontato i rapporti con l'Unione Sovietica a partire con un'unità di ricerca europea, a partire dai rapporti con la Francia, rapporti che però sono molto, sono stati un po' sovrastimati. In realtà da parte francese non vi era questo interesse, soprattutto da parte della presidenza, e questo da De Gaulle fino a Mitterrand, nonostante insomma gli aspetti importanti di propaganda. Spero vediate la seconda slide, come ovviamente un aspetto di propaganda, come lo interpretiamo noi, è quello del docking del 75, interpretato anche da così, insomma, da una certa storiografia sulla guerra fredda, come un grande momento di collaborazione sicuramente tecnica fra i due paesi, e che è rimasto nell'immaginario. Per esempio, qui cito un film che invito ad andare a vedere così capirete di che si tratta, del 2017, che prende proprio spunto in modo molto positivo da questo docking, da questa collaborazione tra due grandi nemici. In realtà uno degli episodi che noi abbiamo rintracciato, grazie a una serie di studi anche di giornalisti scientifici che ormai sono dei giornalisti storici, perché hanno vissuto quei momenti, come per esempio Giovanni Caprara, l'avvicinamento della sonda ESA Giotto alla cometa di Halley, avvenuto nella notte italiana del venerdì 14 marzo 1986. La data è importante, anticipo, perché un mese prima c'è stato il 27° congresso con Gorbaciov, il lancio insomma di una nuova politica, quindi insomma il periodo si avvia della perestroica. Però a me interessava vedere soprattutto l'aspetto concreto del perché è importante questo avvicinamento da un punto di vista scientifico, prima di tutto, e quindi
per la prima volta si dimostra che le comete hanno un nucleo, e poi tutte le analisi di fisica e chimica sulle comete vengono riscritti. Questo grazie anche alla metodologia di osservazione. Ovviamente si entra nella chioma della cometa, si vede una cometa da vicino e si può quindi studiare la massa, il volume, la densità del nucleo, e non più attraverso quelle che erano le molecole lasciate dalle comete, fortemente deteriorate dalle radiazioni e dal vento solare, e che gli uomini, gli scienziati, avevano visto però appunto dal remoto. E questo è un episodio molto importante e che ha un impatto mediatico anche in Italia. Per esempio, in quella giornata, dalle 10 di mattina del 13, inizia una giornata RAI dedicata alla cometa, animata da Piero Angela. Intervengono degli scienziati, qui avete tre esempi. Mi piace ricordare Mario Girolamo Fracastoro, direttore dell'Osservatorio di Torino, perché è uno degli allievi di Giorgio Abetti. Giorgio Abetti è, noi l'abbiamo studiato nel nostro progetto, uno dei primi tre addetti scientifici italiani durante la Grande Guerra, e grazie alle sue reti di connessione partecipò alla nascita, insieme a Vito Volterra, del CNR e poi ad altre operazioni importanti. Ed era direttore dell'osservatorio ad Arcetri, e Fracastoro è uno dei suoi allievi. Ovviamente è in collegamento da Trieste anche Margherita Hack. L'evento è un evento mediatizzato, per esempio a Torino la Compagnia del Bagatto fa anche uno spettacolo, lancia uno spettacolo aspettando Alli. E quindi qui abbiamo un altro giornalista, Piero Pianucci. La foto appunto di Sagdiev con Bart Helderson, l'assistant director della NASA per le operazioni internazionali. La foto rappresenta un grande momento di cooperazione internazionale, anche qui con i due nemici, però insomma in un periodo di grande apertura. Prima che iniziava di grande apertura con l'arrivo di Gorbaciov. In realtà la cooperazione è ben più che sovieto-statunitense, ma è una vera e propria cooperazione internazionale, per quello si parla di armada, con il Giappone, con l'Unione Sovietica, che avvicina la cometa con due sonde, alle quali partecipano però anche Francia e Repubblica Federale Tedesca, con la sonda Giotto europea. Per capire alcuni elementi, per capire la situazione, la sonda si avvicinerà a meno di 500 chilometri, a circa 500 chilometri dalla cometa. Le due giapponesi verranno distrutte insomma dalla pioggia, dalla scia di polveri della cometa, che viaggia a una velocità di circa 250.000 km l'ora. Qui è la storia della scienza che bisogna un po' tirar fuori, che vuol dire che quando colpiscono con una potenza pari a 50.000 km. Il che vuol dire che Giotto, per avvicinarsi, bisogna stare molto attenti, perché Giotto viaggia a quasi 260.000 km l'ora. Cosa vuol dire? Vuol dire che fa 500 km in 7 secondi. Può essere la sua traiettoria modificata, perché ha dei motori a idrazina altamente inquinanti, come sappiamo oggi, ma insomma l'epoca è un po' diversa. Soprattutto un messaggio andata e ritorno dalla Terra, visto che Giotto si trova a circa 140 milioni di chilometri dalla Terra e a 135 dal Sole, ci mette in andata e ritorno 16 minuti. Quindi è necessario calcolare bene. L'unico laboratorio che lo può fare è a Pasadena, il Jet Propulsion Laboratory. E i dati sono i dati comunicati da Vega 1 e Vega 2, quindi dai sovietici, all'ESA, passati a Pasadena, rielaborati
che consentono quindi di far avvicinare la sonda Giotto a meno di 500 km. E questo è un grande risultato di una cooperazione internazionale, non sovieto-statunitense, ma realmente internazionale, perché anche il sacrificio delle due sonde giapponesi è importante per comunicare i dati. E in realtà però è un qualcosa che inizia nel 78 con la partecipazione anche di uno scienziato italiano, Gian Piero Cuppi, questo fisico di cui ho riunito qui alcuni elementi per far vedere un po' che cosa noi intendiamo per uno scienziato diplomatico, quindi immerso nell'internazionale della scienza e della tecnologia. In particolare è stato anche consigliere del ministro per la ricerca Mario Pedini e poi è stato uno dei fondatori del Piano Spaziale Nazionale nella metà degli anni 70, che porterà poi l'Italia a creare l'Agenzia Spaziale Italiana nell'88, ma soprattutto a partecipare a 360 gradi a questi progetti scientifici. Inizia nel 78 in ambito ESA e vi sarà una prima riunione nel settembre dell'81 del Comitato Interagenzie, quindi di tutte le agenzie che partecipano all'operazione, compresi i sovietici, contattati ben prima del settembre dell'81, quindi in un momento in cui il contesto internazionale ha un altro scenario rispetto a quello dell'86. In questo vengo incontro ad altra fotografia, appunto fa vedere come alcune arene multilaterali, come il COSPAR, questo Comitato sulla Scienza Spaziale nato all'indomani dello Sputnik, consentono agli scienziati di incontrarsi. Per fare che cosa? Qual è il loro obiettivo? E qui anche oggi qual è dovrebbe essere l'obiettivo della cosiddetta science diplomacy? Lo ricorda Becky Colombo, questo scienziato italiano che ha studiato e collabora con gli Stati Uniti nel settembre dell'81 in modo realistico, e ci sono anche i suoi colleghi sovietici presenti, ricorda che gli scienziati devono saper mediare fra interessi nazionali diversi e far vedere che sanno lavorare insieme. Non è un discorso così utopico, è una cosa molto realistica, e poi affianca, proprio per il momento che attraversa anche il contesto internazionale, l'obiettivo finale è quello di realizzare, prima di tutto di evitare uno scontro, una guerra, questo ci porta anche abbastanza sull'attualità, e di cooperare per realizzare appunto quello che lui chiama questa città del sole nel giardino terrestre. Quindi un forte momento di cooperazione. Gli italiani, che cosa gli italiani alla fine era la domanda iniziale, pensano di questi sovietici? Innanzitutto, non solo nell'esperienza di Giuseppe Colombo o di Puppi o per esempio del padre, di uno dei padri europei dello studio di microgravità, quindi degli esperimenti prima sullo shuttle e poi sulla Stazione Spaziale Internazionale, che è Gerardo Luigi Napolitano, che sapeva parlare molto bene russo, che cosa, innanzitutto non si chiudono agli scambi, no? Ho sentito anche prima parlare di scambi, di incontri, sono disponibili. In questo, sì, si può dire che dimostrano anche loro una certa universalità della scienza. Dove sta non il problema, ma la realtà? Appartengono a due mondi diversi, per cui quando i sovietici se ne vanno, l'idea è, ci dispiace, rientrano in un regime dittatoriale, in un regime che non consente la libertà. Primo elemento. Secondo, sono persone che hanno studiato e collaborano e lavorano nel mondo statunitense, però non sono francamente legati mani e piedi, insomma, a quel mondo. Lavorano, e la posizione che oggi l'Italia ha deriva anche da quel lavoro lì, per garantire
uno sviluppo, un'innovazione all'Italia attraverso anche il quadro europeo. Per loro è importante quello. Terzo elemento, non lo prevedono, non prevedono il crollo dell'Unione Sovietica, però prevedono di mantenere questo contatto per delle operazioni come quella che poi Colombo nell'86, insomma, è morto, non c'è più, però operazioni come la cometa di Halley è un esempio importante, che possono aprire veramente la possibilità degli scenari nuovi per la scienza e avere un impatto comunicativo importante. E quindi non spingere i governi, certo, a cambiare politica. Però molti di questi scienziati sono degli esperti, consiglieri in contatto con i decisori politici. È lì l'importanza di studiarli e di prenderli in considerazione. E quindi mantenere un po', si direbbe, delle braci accese, non per scatenare un incendio, ma nel senso della frase di Colombo, nel riscaldarsi, cercando di mediare su quelli che sono gli interessi nazionali. Credo di aver abbastanza sintetizzato, però spero anche di aver chiarito un po' qual è il percorso e l'idea di aprire una finestra non solo di storia della scienza, non tanto di storia dell'Unione Sovietica, quanto in realtà, mi fa piacere dirlo, insomma, della mia disciplina di storia delle relazioni internazionali. Grazie a questo esperimento della cometa di Halley. Ovviamente le ricerche sono da perfezionare, ovviamente si contava di fare alcune missioni e interviste, le faremo. Mi fa piacere anche citare un accordo che abbiamo votato tra il Dipartimento di Scienze Politiche e l'Archivio Storico dell'Unione Europea per un deposito di interviste orali proprio sulla storia della diplomazia spaziale e scientifica a partire da alcuni testimoni italiani. E su questa operazione vi sono dei testimoni importanti, finisco con questo, compresi i giornalisti che l'hanno seguito. Per cui mi ha fatto piacere citare anche Giovanni Caprara. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille per la relazione, soprattutto per la puntualità, che non ho dovuto intervenire. E abbiamo tutto il tempo, spero necessario, per la nostra discussion di Elena Dubovic. Grazie, prego. Bene, grazie a tutti e a tutte, non sto a ripetere tutta la litania dei ringraziamenti che sono scontati. Dunque, abbiamo ascoltato delle bellissime, molto belle, interessanti relazioni, devo dire tutte quante, alcune le avevo già lette nella loro versione, diciamo, nella loro versione o più completa oppure sotto forma di abstract, però devo dire che ho molto apprezzato i relatori oggi, perché sono riusciti in pochi minuti con delle belle slides a rendere a tutti declino al maschile, chiedendo scusa alla rappresentanza femminile, ma se no il mio intervento, come dire, si consuma in tutti, tutte, quanti, quante, quindi perdonatemi, e uso il maschile anche per le signore, anche se non è proprio corretto. Ecco, sono riusciti a dare anche al pubblico oggi presente, agli studiosi, agli altri studiosi oggi presenti, un bel quadro delle loro relazioni, che ci rimandano a un tema fondamentale che è stato studiato ormai da anni nell'ambito della storia delle relazioni internazionali, cioè il tema della porosità o meno della cortina di ferro. Un tema sul quale abbastanza è stato scritto, sul quale vale la pena di riflettere, perché tutte le vostre relazioni ci dicono che in realtà la guerra fredda era meno fredda di quanto sembrasse, e che al di là di una forte, dura, capziosa, faziosa contrapposizione ideologica sempre riproposta,
In realtà le forme di collaborazione fra Est e Ovest erano moltissime, cioè direi che questo panel si inserisce in questo quadro della storia delle relazioni internazionali. Molti anni fa sono stata i primi, diciamo, ad avvicinarsi a questo tema sono stati gli storici dell'economia. Alcuni anni fa sono stata a una conferenza a Helsinki molto interessante, che era proprio dedicata a questo, come i rapporti, la necessità, l'imprescindibilità di collaborare economicamente, in realtà da entrambe le parti, sia da parte dell'Est che da parte dell'Ovest, aveva reso porosa la cortina di ferro. Pensiamo, per esempio, una relazione era stata fatta su tutta la grande tematica del ruolo italiano nelle relazioni economiche con Mosca. Pensiamo, siamo proprio negli stessi anni più o meno delle vostre relazioni, solo quella di Burigana va più avanti, va agli anni Ottanta. Ma pensiamo al grande ruolo avuto dalla Fiat e dal governo italiano, su cui ha scritto delle cose anche molto importanti Bruna Bagnato, per la creazione di Togliattigrad, per la produzione di macchine per la prima volta utilitarie in Unione Sovietica. E i protagonisti furono il governo italiano, la Fiat, Agnelli e quant'altri. Allora, in quel convegno si parlò di relazioni economiche, voi oggi aprite uno spaccato su un altro piano, su un altro livello, che è quello dello sport, della cultura, dello spazio. Ecco, per me che tanti anni fa avevo partecipato a questo convegno, mi ha fatto piacere oggi ascoltarvi, perché mi ha dato proprio l'idea, la dimensione di quanto questo tema della storia delle relazioni internazionali sia ancora oggi studiato, seguito e apra orizzonti nuovi, per esempio quello dello sport, ma anche quello degli scienziati, mentre il tema delle relazioni culturali fra Italia e URSS, benché Agnese ci abbia raccontato delle cose nuove molto interessanti, però era già stato in parte aperto. Invece, per esempio, il tema dello sport, il tema delle relazioni fra gli scienziati è un tema davvero più nuovo, non senza niente togliere Agnese, che ha fatto un intervento bellissimo e ci ha raccontato delle cose molto nuove. Quindi ecco, la prima osservazione che mi veniva in mente ieri leggendo i vostri abstract o relazioni e oggi ascoltandovi è la ricchezza di questo filone storiografico, quanto sia importante continuare a studiare il terreno sportivo, culturale, scientifico, sul quale si testò una collaborazione internazionale e soprattutto una collaborazione tra Est e Ovest che andava ben oltre i rigidi schemi della guerra fredda, della contrapposizione ideologica. Cioè c'è tutto un sottobosco di relazioni molto molto importante, molto interessante, che rimane ancora oggi da esplorare. E soprattutto quello che mi veniva, ma certo non è quello che potevate fare stamattina, mi veniva in mente le storie. Qualcuno di voi ha accennato al ruolo delle personalità ad alti livelli e a più bassi livelli, il ruolo delle storie delle singole persone, il ruolo delle personalità. E quando Olga ci raccontava delle questioni degli scienziati, mi veniva in mente, ci saranno delle carte, delle memorie in cui raccontano le loro impressioni quando hanno conosciuto gli scienziati di altre nazionalità. Questo mi veniva in mente anche quando Davide parlava dell'armata di Halley. Gli italiani, diceva Davide, lavoravano con tutti. Chi erano poi davvero questi? Ma immagino che i vostri lavori porteranno anche a risultati di questo genere. Cioè voi oggi avete fatto un inquadramento generale dei vostri temi,
Poi bisogna vedere concretamente che cosa è accaduto. Anche Agnese in questo senso, no? Andava, era questo un po' l'orientamento. Poi ha tirato via su quelle slides meravigliose dove si vedevano tutti i vari, ecco, bellissime l'idea dello scambio tra il Bolshoi e la Scala, Agnelli a Mosca. Ecco, poi vi invito davvero, quando andrete a scrivere, guardare proprio al ruolo dei singoli, a ricostruire il ruolo dei singoli eventi, delle singole persone, a come si sono rapportate, no? Poi diciamo ai loro, agli altri, a quelli con cui si trovavano a collaborare e a cooperare. La prima osservazione dunque era, intanto sono le osservazioni che cerco di mettere in luce. Uno, che i vostri lavori si collocano in un percorso storiografico molto interessante, cioè che cosa accadeva nel sottobosco delle rigide relazioni est-ovest, quanto era porosa la cortina di ferro, e lo era. Le vostre relazioni lo hanno dimostrato molto, e se quanto ci ha detto Davide in fondo non ci stupisce, perché voglio dire, negli anni Ottanta sì, è vero, diciamo tutta l'operazione della cometa viene messa su a pochi mesi dall'avvio di Gorbaciov, quindi sicuramente ha beneficiato quella collaborazione anche di questa grande novità, però negli anni Ottanta, a metà degli anni Ottanta, una collaborazione fra scienziati la si può dare per scontata. Ben diverso invece, per esempio, era il discorso per quanto diceva Andrea, no? Cioè per le prime Olimpiadi, in cui davvero i primi atleti sovietici arrivano a presentarsi. Immaginate anche tutta l'emozione, l'attesa degli occidentali, fra virgolette, degli italiani in particolare, ma anche l'attesa dei sovietici. Andrea citava la frase di Stalin, no? Stalin è fondamentale nel cambio di passo per quanto riguarda lo sport, mentre Andrea, ora queste sono tutte suggestioni, non ho preparato l'intervento ovviamente perché i vostri abstract non me lo permettevano, ma ecco, quando Andrea parlava mi venivano in mente tante suggestioni, i quadri di Dieneka, tutta la pittura del realismo socialista, no? Le parate, i filmati. Noi sul sito di Memoriale, io sono membro del sito di Memoriale, abbiamo dei bellissimi, bellissimi filmati degli anni 30, dove appunto c'è tutta l'esaltazione dello sport, degli atleti, si vede l'esaltazione dello sport, degli atleti. Ecco, quindi Stalin ha avuto un ruolo fondamentale nel recupero dello sport, che poi apre all'internazionalizzazione. È interessante, è una novità. Allora anche questo Stalin così rigido e sospettoso però era pronto a mandare i suoi atleti, sì per competere, però diceva Andrea, vivevano in un villaggio isolato, perché la competizione poteva portare a contaminazione. Ecco, forse questo panel avrebbe dovuto contenere nel titolo la parola contaminazione fra est e ovest, nei vari settori, nei vari teatri, nello sport, nell'arte. No, l'arte non c'è, forse ci sarebbe stato un bellissimo intervento, Olga, sulle questioni degli artisti. Se una volta lo riproponete per questo convegno, metteteci anche le questioni degli artisti, del cinema. Pensate al cinema italiano, che influenza ha avuto sul cinema sovietico negli anni 60. E insomma, pensate a Tarkovsky e tutti i suoi rapporti con l'Italia. Vedo che già si accende, sì, ho finito il mio tempo, avevo tantissime cose in realtà da dire, però devo concludere, e concludo con dei complimenti a tutti quanti, compresa Agnese, che ho un po' trascurato nelle mie citazioni. Invece il suo intervento mi è piaciuto moltissimo, proprio perché è riuscita in pochi momenti a darci un ventaglio del
piani di collaborazione e delle attività che portò questa collaborazione. Fermo restando che una cosa sulla quale qualcuno di voi deve fare attenzione è il ruolo del Partito Comunista Italiano, che secondo me in più di una vostra relazione potrebbe risultare poi presente nelle carte che andrete a studiare per capirne il ruolo e l'eventuale influenza anche, per esempio su tutta la questione di Togliatti, Grandi il PC ebbe un ruolo enorme. Quindi questo tenetelo un po' come il convitato di pietra, tenetelo sempre un po' presente nei vostri studi futuri. Grazie, è stato veramente un panel molto interessante, spero di avervi reso onore per la vostra bravura. Non credo, perché ho detto tutte cose un po' spezzettate, le suggestioni che mi erano venute stamattina. Grazie. Grazie a lei, io non avrei potuto omologare meglio, collegare meglio i nostri interventi di lei. Lei veramente ha fatto... Se una volta decidiamo di pubblicare un numero monografico, gli chiederò di scrivere la prefazione, perché veramente grazie per questo intervento. Purtroppo non abbiamo tempo per replicare, mi dispiace che non rimane il tempo per il dibattito. Mi rimane solo ringraziare tutti i nostri partecipanti e il nostro pubblico che ci ha ascoltato. Lasciamo lo spazio del dibattito nelle mail, nelle telefonate per adesso, no? E anche per gli incontri personali che prima o poi spero che arriveranno anche durante quest'anno. Grazie mille, Marco, siamo stati bravi, dimmi tu che siamo stati bravi. Alle 11. Siete stati bravissimi, devo dire la verità, niente di cui lamentarci, anzi se volete 2-3 minuti diciamo per poter scambiare qualche, ma 2-3 poi dobbiamo chiudere insomma. Volete dire qualcosa? Perché io ho già detto, non voglio rubare il tempo. Agnese, Andrea, David? Sì, magari ricordare anche gli storici della tecnologia. Vorrei, ovviamente ringrazio per la puntualità, eccetera, e le suggestioni. Sono d'accordissimo sugli individui e quello che stiamo cercando di fare e di appurare, no? Ricreato il quadro. E sugli anni Ottanta e l'essere spuntata una collaborazione all'inizio degli anni Ottanta... se ne può discutere fra scienziati eccetera, però anche questo è importante perché rimanda alla formazione di quegli scienziati degli anni 80 negli anni 60, quindi terrei però a dare il messaggio storici dell'economia ma anche gli storici della tecnologia, quindi l'International Society of History of Technology e il progetto europeo Tension of Europe nacque su quel lancio lì, cercare di vedere quali erano i rapporti tra est e ovest. Questo perché mi piace sottolinearlo, mi piace anche la mia materia storia delle relazioni internazionali per far capire che al di là dei percorsi di carriera, discipline, aree settoriali, eccetera, è necessario mantenere sempre un'interconnessione tra le varie, tra virgolette, discipline o specializzazioni della storia. Così si arriva a un'analisi ricca e soprattutto anche che tiene il livello internazionale in modo importante. Per me questo era quello che volevo sottolineare. Grazie. Andrea, Agnese, volete aggiungere qualcosa? Io proprio un accenno alla documentazione, dal momento che è stata sollevata questa questione delle storie individuali, anche secondo me è molto interessante. Quello che ho trovato tra tutta la documentazione che ho sfogliato in questo periodo, più interessante per me dal mio punto di vista, sono le relazioni che i borsisti, i delegati italiani che venivano inviati in Unione Sovietica, poi dovevano scrivere tornando, quindi raccontano quella che è la loro esperienza ed è interessante almeno su due livelli, cioè uno raccontano cosa vedono effettivamente quotidianamente, che cosa hanno vissuto ed è interessante capire il loro punto di vista di partenza e un po' anche lo shock culturale, tutta una serie di miti sull'Unione Sovietica che si avevano in Occidente e che vengono o confermati o sfatati, insomma questo è molto interessante e anche in senso dà tutto un approccio umano a quello che sono questi scambi culturali o scientifici, cioè fa vedere quanto si creino in realtà poi delle relazioni durature quando le persone si incontrano fisicamente
nei vari paesi e nascono delle amicizie e delle collaborazioni culturali che sono anche durature, che poi portano avanti progetti comuni sulla scia di quello che diceva Olga, ma dicevano anche altri, della passione, della curiosità, dell'entusiasmo, che cementano poi questa conoscenza reciproca. E quindi sul materiale che io sto vedendo c'è molto riguardo alle storie personali, non solo dei grandi nomi, ma anche degli scienziati, degli studiosi, degli studenti che erano invece, che poi non sono divenuti particolarmente noti. Andrea, un minuto e chiudiamo. Grazie mille a tutti voi. Ne approfitto di questo minuto per una piccola chiosa sollecitata dalla professoressa Dundovic. Avrei molte cose da dire su Deineka, sull'interpretazione dello sport, soprattutto negli anni 30. Non lo farò, però colgo l'occasione per dire un'altra cosa. Io mi interesso alla storia dello sci nella sua profondità. Lo sci è molto più antico della ruota, per dire, quindi ha un'importanza storica notevolissima anche al di fuori della storia dell'agonismo. Ricollegandomi invece agli aspetti dello sport post-bellico, effettivamente gli atleti sovietici erano considerati come una sorta di extraterrestri, dei marziani. Non si sapeva che tipo di prestazioni avrebbero potuto fornire. Il primo banco di prova si ha prima dell'esordio olimpico, in occasione dei campionati del mondo di sci nordico che si svolsero a Falun in Svezia, e gli atleti sovietici fecero man bassa di medaglie e in qualche modo sottrassero quel primato che da sempre spettava a livello agonistico ai nordici, intesi come scandinavi e finlandesi. E questo abbia un grosso impatto, uno shock sportivo molto forte. Mi fermo qua. Grazie Andrea. Chiudiamo? Sì, ci siamo. Siamo arrivati. Ci vediamo al prossimo panel. Grazie mille a tutti e ci risentiamo. Grazie. Grazie.